Torremolinos, con Benalmá, de Nación Quirola, tres secciones y son el aeropuerto de Mallorca, Palma de Mallorca, e en segundo el aeropuerto de Málaga. De tráfico de pasajeros, son aeropuertos más grandes, digamos, tra el aeropuerto de Madrid y el aeropuerto de Barcelona. Sono le case popolari. Loro non avevano il cognome, allora chi lavorava nelle sue miniere lui ha dato il suo cognome. Per il prete, signore. Qui chiamato Fenanciero, però tutta questa zona era un quartiere di questo XVI secolo. Guardando ancora indietro ci sono delle mura che salgono fino alla cima di una montagna dove di sopra si trovano i resti di un castello costruito al IX secolo, il castello di Gibralfaro. La montagna è lo stesso nome, la montagna si chiama Gibralfaro, questa è una parola di... Dall'altra parte della montagna è dove
si trovano i resti dell'anfiteatro romano. Queste cose verranno buttate giù per costruire una galleria pedonale che uscirà dall'altra parte, cioè dove si trova la zona con i resti. Si sono lasciati i lavori verso la fine del XVIII, perché mancavano dei soldi per finire l'altro campanile, perché questa è la cattedrale di Malaga, la sua caratteristica prima, molto a basso interesse, per restaurare tutte le facciate del centro storico di Malaga. Signora, cos'è a te? Costruito per la cui non portava l'acqua. A sinistra, poi davanti, troviamo dei giardini. Questi giardini erano proprietà private, adesso sono proprietà del comune di Malaga. Si chiamano i giardini della Concepción, del nome di donna, costruiti alla fine del secolo scorso. Infatti questi giardini. Sembra tutto un piccolo paese, guardandolo quando si gira la curva, guardando indietro, si vede tutto, si sembra un paesino. Sì, uno. Sì. Ancora in salita fino ad arrivare a 780 metri. Queste montagne sono tutte le montagne di Malaga che formano parte del sistema penidotico di montagne, le montagne che si trovano lungo la costa del Mediterraneo nella zona dell'Andalusia orientale. L'Andalusia è una delle regioni più grandi della Spagna, con un'estensione di 87.000 km quadri della penisola iberica. Si trovano la Sierra Nevada e si chiamano Mulhacén e Idoleta. Anche qui a strisce prima che ha un clima predominante mediterraneo, la metà è sempre molto più piccola di questo paese. Succede anche la Spagna per la sua estensione di 105.000 chilometri quadri, non ha neanche 40 milioni di abitanti.
selecting all the... Vamos por aquí a la derecha. Sí, no, por aquí a la derecha. Uy, yo te he visto al final. Questa casa bassa a destra è una specie della vostra mensa. Un ristorante per universitari che penso che già non apra perché è finito il corso. Ancora hanno esami, ma... Sì. Questa è la via chiamata Recogidas, che tra l'altro sarebbe la via delle raccolte, perché qua a destra c'era un convento nel quale fino a non tanto fa inchiudevano, raccoglievano le donne che erano state un po' troppo libere per la mentalità dell'epoca. Siamo in buone mani. Ma va fra 2 o 3 anni al massimo. Vedrete che la salita alla Alhambra non sarà da questo bosco, perché si sta rovinando con tantissima pullman e stanno facendo un'altra strada di salita alla Alhambra. A destra avete il Monte Mauer con la Torre Bermeja, una prigione militare araba. E dice che questa porta fu costruita nell'anno di 1348 per comandamento di Gesù I, chiamato dal popolo il giusto. Da lì il nome di Porta della Giustizia, destinata attualmente. State vedendo adesso come sull'architrave, sul centro del primo arco a ferro di cavallo, lassù, c'è messa la mano di Fatima per ricordare ai musulmani i 5 comandamenti principali del Corano, che sono la fede, la carità, la preghiera, il digiuno e per ultimo il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta alla vita per essere perdonati. È andata a prendere il biglietto di tutti i locali qui. Sì, la qualche cartolino piuttosto bello, cioè non ho visto, non ho visto, vado visto. Pues eso me parece a mí, eso de no pasar a mí, me parece a mí que... No, bueno, esa es la pregunta. Yo, paso, que no me animo a todo. C'è 3 tombi o medaglioni sul centro rappresentando lo scudo di Spagna e dai lati fatiche di Ercole. Poi giù lo stile è gorgo toscano, come vedete ce ne sono metope, trilisti,
anch'io vi sarei retto sul santone, e forse le rose più fine della facciata siano i bassorilievi, che rappresentano i due centrali, la pietra di Villa, la pietra che c'è qua vicino a me. Che corrisponde al vostro gusto, quello del suo sonno, ecco, bella questa vista, vero? E ci manca il sole, la luminosità di Granada è strana. Alcazaba, Alcázar e Medina. La Alcazaba è quella parte, l'ala più antica dell'Alhambra, e la fortezza, secondo indica il suo nome, è la parte castrense, non è abbellita, non si vede mai, perché ha tutte le torri chiuse, meno due per le viste, e le viste le vedrete ancora meglio dopo dal generalizio. Quindi è assurdo. L'Alcázar si vedrà il meglio possibile, ci siamo già dentro, e la Medina non si è conservata come vi ho spiegato prima. E l'Alcázar, nel quale siamo, è diviso in tre palazzi, come di solito, nei casi reali e musulmani. Il palazzo primo, che è sempre per il popolo, e il palazzo dei leoni, che era la casa privata del sultano, l'harem, dove solo lui poteva entrare, e i servitori che erano eunuchi. Vedrete che il nostro giro sarà un crescendo continuo di ricchezza ornamentale. Una domanda importante che vi si è adesso: come, con che materiali, in che maniera si fa la decorazione della lampada? E non pensi alla costruzione con la base di calcio, cioè del cemento armato. Va bene? Ben detto in arabo sarebbe Alhambra, che vuol dire la rossa, perché esternamente è rossiccia. Dopo lo vedrete dalla generalizia. Una volta finita la costruzione, senza nemmeno gli archi, estesero ancora liscia una cappa di miscuglio che facevano con gesso, polvere di marmo o di alabastro ed un acido, possibilmente di silicio, capace di mantenere morbido questo impasto il tempo sufficiente come per poter, incidendolo sul morbido, ma già sul posto, e credetemi, senza usare stampi, far questa decorazione che dopo induriva e si convertiva in questa specie di marmorina che sta resistendo perfettamente attraverso i secoli. Gli stampi li usarono sicuro solo per le musharabie, queste radie che in italiano si chiamano musharabie, e per traforare gli archi fino a farli diventare fini, ma così decorano meglio e non perdono forza, perché guardate che la struttura dell'edificio non è di archi ma di architrave. Sugli archi c'è sempre l'architrave, che è quello che sostiene. E una volta, ecco perché, passando, vedrete dietro un cancellato una galleria che dava a prigioni provvisori in attesa di giudizio. Sono soprattutto queste scritture intorno a tutta la lampada, sono soprattutto le tradizioni del Sultan dal Corano. Dopo ci sarà tempo libero qua, dopo c'è tempo libero. Per essere trasparente 5 minuti.
Matilde, parlami un po'. Parlami un po' di lì. Cosa vuoi? Ciao, mi senti? Forte e chiaro. Ciao, ciao. Perché chi ti parla contro lui, quella lì è la più usata, la prima. Entriamo qua. Una foto? Ma non viene molto bene. Sono azzardi. Questa cupola è l'originale. E guardate che sembra avere avorio, madre perla, argento, ma è semplicemente un intarsio di legni nobili, soprattutto cedro dal Libano, palissandro, sandalo, Libano, e con qualche pezzettino dipinti incastrati tra gli intarsi, simboleggiando come un Dante, entrando da quella porta, vedendo questa sala. Un sultano qua, mezzo nascosto perché era in controluce, osservandolo da che entrava, vedeva così, molto prima del cristiano, si veniva arrogante, con timore e chissà come. Quello era in controluce. Poi il pavimento dorato con lamine d'oro, qua entravano scalzi, policromati e dorati. La luce completamente a colori, perché se queste, guardate, dico male, è perché in tutte queste finestre intorno, invece di questi vetri moderni che hanno messi, perché questo era chiamato dalle guide, era dorato con pistolelle di ceramica ogni tanto, e i muri policromati e dorati. Sarebbe questo una braccia accesa, che non possiamo nemmeno riuscire a immaginarci. Che impressione hanno avuto quei cristiani? Chi lo sa? Ma l'importante è stato, perché nemmeno viaggiando dappertutto l'Oriente, Damasco, Baghdad, eccetera, si può trovare una cosa tale così ben conservata del XIV secolo. Che cosa l'aveva? L'avevamo tutto. No. No, da sotto lì. Ah, perché Marco è sotto lì. Thank you.
giro che era più di 5.000 pezzi e dopo sono stati montati su come un fulmine di milioni altri che servivano all'americano e al calidoscopio, perché guardate, nella base pensano ai fili spenti, loro si prendevano qua per terra, c'erano uomini e allora venivano l'AREM con molte alcove in camere da letto. Queste separate forse con tendaggi o con porte, chissà come erano. Palazzo. E dopo che se ognuno di loro, quando gli altri non se ne fuggessero, entrasse da solo qua, per dirle solo a lui un altro segreto di Stato. E man mano entrarono a uno, furono decapitati tutti i 36 in questa locuzione. Erano i giardini dell'AREM. E questo è niente, la pianta della morte. Guardate come sono fissati con le cascatelle d'acqua qua, eh? E quello che cos'è? Sì, la vai? Ma sotto le
Stamattina non fa da più. Giù! Là! Angela! È un semaforo turistico questo. È un Questo che potete ammirare è il cesso dell'albergo Granada, come si chiama? Lux Granada. Lavandino, gabinetto, bidet, vasca da bagno. Ora usciamo e vediamo la camera. La luce? Andiamo. Un attimo che ripiglio la camera. Non mi spegnere la luce. Ok, puoi spegnere. Bene, il locale dove andiamo a vedere questo spettacolo si chiama Giardini di Nessuno, però è un locale chiuso, Allora i posti sono stati riservati per il gruppo, ma ci invitaranno i nostri posti. Sapete che ci sono questi ragazzi che ballano, hanno un'età media di 20 anni, comunque sono molto bravi, uno di loro l'hanno chiamato anche per ballare, è stato... Gracias.
va? Thank you.
Thank you.
madre. No, 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 no